Un'impressione di tristezza pervase il mio animo. La casa appariva più grigia del cielo, i muri squallidi. Le finestre sembravano grandi occhiaie vuote e intorno poche piante malate, qualche tronco d'albero in disfacimento. Il mio cavallo si scostò impaurito e io lo assecondai. Si fermò di lì a poco sulla ripida riva di un lugubre stagno, dove si specchiavano capovolte le piante malate e le occhiaie vuote delle finestre. Quella vista mi fece rabbrividire. Ciò nonostante, pensavo di trascorrere qualche settimana in quei luoghi. I miei buoni propositi però vacillarono quando spostai lo sguardo dall'immagine della casa riflessa nello stagno a quella reale. Mi parve che tutta la residenza fosse immersa in un'atmosfera da incubo, mentre un odore acre, appena percettibile, esalava dagli alberi in disfacimento, dal muro grigio e dallo stagno silenzioso. Un vapore pestilenziale, cupo e plumbeo, opprimente e mistico. Mi arrabbiai con me stesso per l'irragionevole inquietudine che stavo provando. Perciò spronai il cavallo, mi avvicinai per vedere meglio e in parte mi rinfrancai. Quella casa imponente mi sembrò solo invecchiata, scolorita. L'insieme però appariva solido.